Io sono Monica Manneschi e sono l'unica candidata della città di Arezzo nelle liste della Lega per le regionali. Sono ovviamente una retina doc che si è occupata, grazie al suo impegno in Fraternità dei Laici di Sociale. Ho lavorato a stretto contatto con Pierluigi Rossi, che è stato un bagaglio per me culturale enorme e anche politico. Lo scopo principale del mio impegno in politica sarà quello ovviamente di portare avanti le questioni sociali legate indubbiamente al territorio e ovviamente a quello che è la parte della sanità. Senza poi dimenticare che comunque Arezzo è stato un esempio in questa amministrazione di un turismo ricco che ha portato prosperità in un momento in cui effettivamente non era inaspettato. Quindi avanti sociale, avanti la parte della sanità, turismo e ovviamente attenzione alle famiglie che per noi sono il fulcro fondamentale della nostra amministrazione. Quale vuole essere l'apporto della Lega all'interno della coalizione a sostegno di Susanna Ceccardi e quale vuole essere il contributo che poi vuol portare anche ad Arezzo? Ovviamente, come mi sono ripetuta, mi ripeto per quello che ho detto prima, il sostegno principale per Arezzo sarà la sanità e quindi l'ospedale. L'ospedale, che è un punto per noi aretini fondamentale, è stato da sempre il punto di riferimento. Adesso purtroppo, e diciamo anche a causa del decennio di amministrazione di centrosinistra, è diventato semplicemente molto confusionario e disorganizzato. Sicuramente il mio scopo sarà di mandare in soffitta il modello Rossi-Saccardi, che non ha portato effettivamente risultati concreti. Le maxi ASL hanno indubbiamente un'estensione territoriale troppo ampia per garantire al cittadino il giusto servizio, quindi in primo luogo il paziente al centro e i servizi che ruotano intorno, quindi saranno i servizi che si dovranno adeguare a quelle che sono le esigenze dei pazienti.